facilmente navigabile, dove i cittadini potranno trovare tutte le informazioni che riguardano il nostro piano di zona, quindi la possibilità di iscrivere i bambini all'asilo nido, un documento che abbiamo inserito proprio questa mattina, tutti i bandi che riguardano altre categorie di persone come i disabili, come gli anziani. Devo ringraziare per questo tutti i colleghi che hanno collaborato, perché le aree di competenza del piano di zona sono molto ampie, i sindaci della costiera amalfitana, perché noi siamo un ambito che mi onoro di dire è tra i più belli d'Italia, non a caso è patrimonio dell'UNESCO, poi vedrete anche le immagini che scorrono e che lo documentano. È un sito che ovviamente ha i requisiti dell'usabilità e dell'accessibilità, quindi non è particolarmente animato graficamente, ma questo non potevamo farlo, altrimenti perdevamo questo tipo di requisiti. Che altro dire? Vi invitiamo a navigare nel nostro sito, che è all'indirizzo www.pianodizonas2.it. È un giorno importante perché finalmente dopo tanti anni si apre il sito web che favorirà sicuramente un accesso facilitato ai cittadini che devono mettersi in contatto col piano di zona, quindi è un andare incontro ai cittadini e aprire in quest'epoca in cui col web si fa tutto, anche se per noi può risultare difficile, antipatico, è necessario e quindi noi andiamo incontro ai cittadini. Il lavoro sicuramente è stato notevole, però grazie allo strenuo apporto che è stato fornito soprattutto dalla dottoressa Lamberti, che ha curato in prima persona l'implementazione di questo nuovo innovativo mezzo di comunicazione, diciamo che siamo soddisfatti, molto soddisfatti, perché sicuramente in futuro, come diceva la consigliera, la dottoressa Landi, sarà una modalità di comunicativa che fornirà a tutti gli utenti del piano, dell'ambito, che conta quasi 100.000 abitanti, le giuste e necessarie informazioni per fruire dei servizi che il piano stesso offre. Io non sono utente di Facebook, non disdegno Facebook, però preferisco accedere ai servizi web, tra virgolette, tradizionali.